primo video live dal Mobile World Congress 2023, un evento che aspettavamo con ansia perché insomma dai, siamo tornati alla normalità e quindi tanti colleghi, tanta gente e tante novità. La prima, la più interessante, è una doppia novità perché Lenovo ha portato in collaborazione, insieme diciamo così, a Motorola due concept veramente molto interessanti. Parliamo infatti di un ThinkBook che è fondamentalmente un portatile che permette di essere ampliato, o meglio, lo schermo può essere ingrandito grazie a un sistema srotolante, cioè è il primo portatile con schermo che da 12,7 pollici, con un aspetto di forma quindi standard, arriva a 15,3 pollici e come vedete praticamente basta premere un tasto laterale e il display si allunga, si srotola, è nascosto sotto la tastiera, si srotola e diventa molto più alto, in pratica è un po' felice di vedervi e vi permette di avere un'area molto più ampia per visionare i contenuti. Ovviamente è un concept, è una forma, un form factor che risulta molto piccolo essendo un 12,7 pollici normalmente e poi però vi permette di lavorare agevolmente. Se magari volete leggere un documento, avere un Excel con tante righe o ancora magari utilizzare questa altezza per dividere lo schermo in due porzioni, magari sopra, immagino una timeline di Premiere, sotto e sopra il video appunto che state montando o qualsiasi altro utilizzo. È un concept, quindi l'hardware al momento non è definitivo, quello che state vedendo è uno chassis non definitivo, quindi non vi sto a parlare di batteria, di porte, perché questo verrà ancora, deve essere ancora sviluppato o meglio deve essere ancora messo nella sua forma definitiva, anche perché Lenovo sta studiando quale processore integrare, proprio perché il display andando sotto la tastiera deve occupare uno spazio che va a togliere diciamo una porzione di area dedicata magari alla dissipazione, all'evento, al processore, quindi è ancora tutto in fase di studio, magari lo vedremo con un processore Qualcomm ARM, perché no, 2024 l'appuntamento. Motorola non è da meno perché, essendo parente stretta, essendo della famiglia di Lenovo, presenta il primo smartphone che con lo stesso concetto si può allungare e quindi avere un'area molto più ampia visiva in formato verticale, quindi in mano risulta estremamente piccolo, estremamente comodo, però al tempo stesso se volete leggere una pagina web, se volete vedere un video, se volete interagire con un social o ancora scrivere un messaggio, ecco che il telefono si allunga e vi permette di avere molta più superficie a disposizione. È molto carino perché già adesso questo è un concept che è molto più vicino al prodotto che potrebbe arrivare in maniera definitiva nel corso dei, diciamo, fine 2023, inizio 2024, provo un pochino ad azzardare, perché il software già si adatta all'utilizzo. In pratica aprite YouTube, girate lo smartphone, automaticamente si allunga e vi splitta il video a tutto schermo. Le caratteristiche non sono definitive, qui si parla di una batteria ancora piccola, 3000 mAh, però non le prendete alla lettera. Quello che è interessante è che da 5 pollici, quindi è piccolo in mano, è un pochino più tozzetto ma è piccolo, diventa un 6 pollici e mezzo e quindi va a ampliare moltissimo lo spazio a disposizione. Immaginate una pagina web che da 5 pollici vi permette di vedere tantissime informazioni in più, tantissimi articoli di HDblog in più. Ovviamente anche quando scrivete un contenuto rispondete e potete aprire automaticamente il display. Il display che si apre chiaramente tramite un tasto laterale hardware e il display che si arrotola andando a creare un'ansa, una curvatura nella parte inferiore dello chassis. Curvatura che permette di una continuità col display che va nella parte posteriore. In questo momento, in questo concept, in questo prototipo, è disabilitato nella parte posteriore il touch, ma ovviamente il display è touch, quindi è solo una questione software, e permette di vedere le notifiche, le chiamate, ha ovviamente tutte le funzionalità Motorola, quindi shaker per attivare la fotocamera e anche quando attivate la selfie cam esce un pochino e non si isola sulla tutto, ma si isola sulla solo un pezzettino per mostrare per esempio in chiamata la capsula per sentire meglio l'audio o la selfie camera. Quindi ci sono davvero tante ottimizzazioni software molto gradevoli che già oggi ci portano un po', ci trasportano in questo modello che potrebbe vedere la luce davvero tra pochi mesi. Insomma, Motorola
parte col botto, concept, prototipi, però insomma la curiosità ce l'ha scatenata. Vedremo come continuerà questo Mobile World Congress 2023. Maggiori informazioni e dettagli qua in descrizione. Un saluto da Niccolò.